squadre di nuovo in campo per riprendere il gioco nel secondo tempo, questa sfida tra Amor Sportiva e Calcio Nibionno. Ricordiamo il punteggio al termine del primo tempo, 3-2 in favore degli ospiti, che hanno messo in difficoltà l'Amor soprattutto in quella che è la fase difensiva. Problemi per la squadra di casa, che ci aveva abituato spesso e volentieri a blindare la propria porta. Oggi difficoltà, ottimi movimenti da parte degli ospiti nella fase offensiva, ma anche qualche disattenzione di troppo per l'Amor, che poi ha avuto anche le sue buone occasioni, almeno 4 ottimi interventi di Moscardo, la traversa di Mirante, e Nibionno che però ha avuto a sua volta altre possibilità per aumentare le reti. Intanto c'è qualche problema, vediamo il signor Fasola che va a parlare con gli uomini della panchina del Nibionno. Dovrebbe essere tutto a posto, anzi c'è ancora qualche problema prima di riprendere il gioco. Come sappiamo deve essere tutto a norma, tutto ok anche nella zona delle panchine. Intanto vediamo i giocatori scelti dai mister per partire in questo secondo tempo. Per l'Amor tra i pali c'è Canzi con il numero 1, poi Mirante con il numero 2, con il numero 9 Schifino, con il 5 Capitan Passarete, con il 13 Caratti, mentre per il Nibionno con il numero 1 Moscardo, con il 3 Albanese, con il 5 Capitan Iorio, con il 4 Sironi e con il numero 11 vediamo dovrebbe essere Colombo, Giona Colombo. Arriva il fischio del direttore di gara, l'Amor questa volta che parte e prova subito con Schifino, palla termina in fallo laterale. Vanno gli ospiti, ora Sironi, poi Albanese per Colombo, ora Albanese cerca la palla di ritorno, recupera l'Amor, Caratti va da Mirante, poi Passaretta, ancora Mirante, lungo per Schifino, chiama in causa Caratti che può avanzare, va al dribbling, chiedeva il tocco sul piede d'appoggio, palla termina in fallo laterale. E poi c'è un altro fallo laterale dalla parte opposta, questa volta in favore dell'Amor. Mirante per Caratti, ancora per Mirante, poi Schifino che arretra, Passaretta, Schifino, serve Mirante, lo scarico per Caratti, ancora Mirante, difficile in corsa, tentativo di controllo, non riuscito. Avanza Iorio, l'autore del gol che fin qui decide la sfida. Ancora Iorio. Servito Colombo che cerca di mettere in mezzo. C'è la rimessa per gli ospiti, recupera Mirante che poi guadagna a sua volta il fallo laterale.
ancora Mirante, passa retta, poi Mirante cerca di andare lungo, c'è l'intervento di Iorio, poi Schifino, la palla arriva Albanese, Sironi per Iorio che si allunga il pallone, lo recupera Passaretta, può andare Caratti, prova la conclusione, respinta da Iorio, parte contropiede, pallone che arriva centralmente, ancora Iorio che realizza il gol del 4-2 quando siamo al terzo minuto di gioco, e ancora il capitano ospite che chiude questa bella azione in contropiede degli ospiti. E sigla la sua doppietta. Con Nibionno che ora ha due gol di vantaggio. E ricordiamo che gli ospiti sono formazione temibile, che è riuscita a fermare la corsa della Virtus Cermenate battendola proprio su questo campo. In quell'occasione fu 7-5. Intanto dentro per l'Amor Paleardi con il numero 3. La passeretta per Mirante, deve provare a velocizzare la sua azione l'Amor. Mirante va da passeretta per Schifino, fermato, palla è buona. Parte il Nibionno, Sironi per Colombo, ancora Sironi, poi Iorio, centralmente Albanese, e questa volta non si intendono i giocatori del Nibionno con la palla che termina in fallo laterale. Battuta verso Passaretta, scarico su Schifino, ancora Passaretta che prova a lanciarsi e guadagna un fallo laterale. C'è poi un'altra conclusione respinta, nuovamente il fallo laterale. Mirante va da Schifino che gli restituisce palla, poi prova la conclusione Mirante, attenzione perché c'è lo spazio per il contropiede. Colombo che preferisce far salire anche Albanese, sempre i due a dialogare con Albanese, centralmente Iorio fermato ma riesce a scaricare per Albanese, poi la palla arriva a Scanzi, a Canzi che rilancia i suoi. E fatica ancora in questa fase l'Amor a costruire azioni offensive, mentre Nibionno gestisce il doppio vantaggio. Ottimo l'anticipo di Iorio, attenzione al capitano che prova la deviazione di Mirante. E sente la difficoltà avversaria il Nibionno che vuole provare a mettere ancora più distanza fra sé e l'Amor, che invece deve assolutamente ritrovare le misure.
Tanto ci ha provato il capitano Passaretta, la palla terminata sul fondo. Albanese prova a lanciare Sironi, operazione difficilissima questa, irraggiungibile il pallone per Sironi. Ancora Lamor, sempre però molto attenti gli ospiti. Ora provano qualche triangolazione con Mirante che viene fermato e poi c'è il fallo laterale in favore degli ospiti. Oscardo alza il pallonetto, poi interviene Albanese e non c'è il compagno. Sperava nell'inserimento di Iorio, che però era dietro di lui. E ancora difficoltà, anzi spedito direttamente al suo dirimpettaio Moscardo, che fa ripartire i suoi. Provano la triangolazione con la palla che però è terminata in fallo laterale prima che intervenisse Passaretta. Torna in campo Rosada con il numero 8. Si riparte da Paleardi, poi Mirante per Rosada. Scarico su Passaretta, si ritorna da Mirante. E però è lunga la palla per Rosada. Comunque in qualche modo arriva ora il pallone a Rosada, se lo trascina fuori però. Fallo laterale in favore del Nibionno. Prova a rilanciare la sua azione, poi il pallone arriva un po' fortuitamente dalle parti di Rosada, che ha cercato la conclusione di volo. Palla sul fondo, Albanese, attenzione, la palla per Colombo, ancora Albanese, poi arriva Sironi, il tiro è deviato. Intanto ci siamo adoperati anche noi per recuperare questo pallone. Alla battuta di questa rimessa Iorio, ancora il capitano ospite che serve Albanese, Sironi, poi Colombo fermato, Iorio, nuovo Sironi, raccato da Paleardi, riesce comunque a uscire col pallone Albanese, che poi se l'è dovuto allungare. Una buona anche questa combinazione. Lamor cerca di riordinare le idee. Paleardi serve Rosada, ancora Paleardi, lo scarico per Passaretta, poi di nuovo Rosada, conclusione, la palla termina sul fondo. Non ci sono deviazioni. Poi Rosada, messo in movimento dagli avversari, questa volta impegna Moscardo che si rifugia in corner. Poi Mirante, tanto servito Galoppo che è tornato in campo con il numero 6. Ancora Galoppo. C'è Paleardi. Ti serve Rosada. Da Galoppo a Mirante. Ancora Galoppo che però perde il pallone. Attenzione alla ripartenza. C'è Iorio che questa volta ha provato a piazzarla. Palla sul fondo. Ancora Lamor. Galoppo per Mirante, poi Rosada, bene per Paleardi che trova Galoppo e il tacco viene fermato, intendeva servire Rosada. Tanto bellissimo questo gioco di
Sironi che libera la conclusione di Di Giuseppe. Quando siamo al 13esimo c'è anche il quinto gol del Nibionno e ora fa davvero durissima per l'Amor. Splendida giocata di Sironi e Di Giuseppe ha depositato in rete e ora è grande difficoltà per l'Amor che non riesce a trovare il bandolo della matassa. Nel primo tempo c'erano state anche molte occasioni per l'Amor, difficoltà nella fase difensiva e ora si è perso un po' anche il pallino del gioco offensivo. Nibionno sente le difficoltà dell'avversaria e ha dilatato decisamente il suo vantaggio. Ricordiamo che la gara di andata si era chiusa con identico punteggio ma in favore dell'Amor che aveva vinto 5-2 in trasferta e ora rischia di vedere avvicinarsi sensibilmente il Nibionno, che lo ricordiamo prima di questa gara era a 4 punti dall'Amor. Insieme con il Nibionno poi potrebbe avvicinarsi anche Loggiate Aurora che sta giocando contro il Larius 2006. Tanto galoppo, serve Mirante la conclusione, la palla che termina sul fondo, ha provato a dare subito una frustata l'Amor di rientro dal time out. Mirante, attenzione a Di Giuseppe che prova la conclusione, palla sul fondo, Amor che riparte, prova a metterci più decisione formazione di casa, proietto, poi Rosada, ancora proietto, cercava il tiro ma gli ha tolto il pallone albanese, ancora proietto, buono il dribbling, poi Rosada, è difficile raggiungere quel pallone per proietto, era buona l'idea, tanto centralmente Mirante e Rosada che prova ad andare alla conclusione, palla sul fondo ma l'Amor cerca di scuotersi. Quando siamo a metà del secondo tempo, il Nibionno che chiaramente gestisce la situazione, cerca di far passare questa sfuriata dell'Amor a subire danni. Dato il pallone termina fallo laterale, va albanese alla battuta, poi il rientrante Spada con il numero 6, la palla poi va direttamente tra le braccia di Canzi che rilancia subito per Rosada, è controllo, pizzico di sfortuna qui, attenzione al cartellino giallo per Rosada quando siamo al 16esimo. Le proteste di Rosada nei confronti del direttore di gara, c'era il tocco di mano, ovviamente involontario, però è arrivato il fischio dell'arbitro. Recupera un buon pallone Mirante, cerca proietto, c'è l'ottimo intervento di Albanese, un corner galoppo per Rosada, di nuovo per galoppo che però stava andando verso il fondo, poi Albanese spedisce direttamente dalle parti di Canzi, si riparte ancora con l'Amor che prova ad accelerare ma perde palla, attenzione a Iorio, pericolosamente lo scarico per Di Giuseppe che non trova questa volta la porta. Riparte Rosada, proietto, poi cerca Mirante, la palla è buona per Rosada che va a sfiorare il palo sull'uscita di Moscardo, manca ad un soffio il gol l'Amor, un gol che poteva anche dare slancio
la formazione di casa che comunque ci prova. Battuta di Proietto, galoppo ancora Proietto. Sempre lui che poi perde però il pallone. Vai Orio, preferisce ragionare, poi spada la conclusione ribattuta in fallo laterale. Recupera il pallone Proietto, ma resta lì la palla, attenzione a Iorio. Tiro ribattuto e poi palla termina in out dalla parte opposta, dove può ripartire il Nibionno. Poi Canzi fa salire Mirante. Galoppo, perde ancora il pallone l'Amore, c'è Albanese tutto solo, è grandissimo l'intervento di Canzi, proprio con la punta del piede è riuscito a bloccare quel pallone. Proietto, il rimpallo l'aveva favorito un attimo, poi resta lì il pallone, che galoppo! Non riesce a inquadrare la porta, anche perché c'è il tocco di Moscardo. Poi Mirante, ancora Moscardo, galoppo e arriva a deviare in angolo Di Giuseppe. Due strepitosi interventi di Moscardo, ancora protagonista. Può partire Iorio e lo ferma fallosamente Mirante. Preferito non rischiare, perché Iorio già autore di due reti e chiedeva anche il giallo che ci poteva stare. Tanto c'è un time out quando siamo entrati nel 20° minuto di gioco. L'Amor si è risvegliata, le due occasioni in sequenza hanno trovato però prontissimo Moscardo. Due grandi interventi, quello su galoppo con un gol che sembrava ormai cosa fatta e poi anche il successivo sulla bordata di Mirante. E il risultato però resta fermo sul 5-2. L'Amor che ora ha gli ultimi 10 minuti più recupero a disposizione per cercare la rimonta. Difficile, ma sappiamo nel calcio a 5 non impossibile, abbiamo già visto altre gare con l'Amor e l'Aurora che hanno visto delle rimonte apparentemente impossibili anche negli ultimissimi minuti di gioco. Ci vuole però almeno un gol e soprattutto che non sia degli ospiti, che invece sono sempre più tranquilli con il tempo che passa e con il vantaggio acquisito. Altro corner per il Nibionno che va alla battuta con Di Giuseppe. Attenzione a Iorio, dialogo però tra Giuseppe Albanese. Palla poi termina in fallo laterale, Proietto per Mirante, poi galoppo ancora Mirante, di nuovo galoppo. Stavolta Mirante chiama in causa Proietto, poi Rosada, Proietto per galoppo. Scarico ancora per Mirante, vediamo se prova ad andare galoppo, fermato c'è Mirante, poi Rosada, serve Proietto e alla fine la palla termina in angolo. Proietto per Mirante, carica il tiro, respinto ancora Mirante che va da Proietto e realizza il gol del 5-3 quando siamo appena entrati nel
23esimo minuto di gioco, prova a riaprire la contesa l'Amor, e diciamo che il gol è meritato. Negli ultimi minuti aveva costruito un buon numero di occasioni l'Amor, che però deve ancora recuperare due reti, e va Albanese che non c'entra la porta e poi termina a terra, ma non ci sono scorrettezze da parte di Canzi. Allora il pallone arriva a Rosada, poi Galoppo fa avanzare Mirante e ora ci prova l'Amor. Galoppo, la conclusione deviata, c'è il corner. 7 minuti al 30esimo con l'Amor che si riversa in avanti, ancora un corner, sempre in mezzo Rosada, ci sono lunghi, Galoppo e Mirante, prova Galoppo, conclusione ribattuta, poi va da Mirante, è difficile il controllo, può partire il contropiede, non riesce però a girarsi Di Giuseppe, che poi comunque guadagna un fallo laterale, anzi la palla era uscita sul controllo di Giuseppe. Proietto centralmente Rosada, il controllo con il rimpallo che manda il pallone in corner. Mirante fermato in fallo laterale, resta comunque nella metà campo avversaria l'Amor, che ora sta decisamente forzando i tempi. Mirante, Proietto, Rosada, si gira e il pallone non filtra, e il fallo laterale stavolta in favore degli ospiti. Moscardo ancia lungo dalle parti di Spada, che non può controllare. Ancora l'Amor, c'è al centro Proietto, ancora lui servito da Mirante, questa volta recupera il pallone Iorio, attenzione a Iorio, poi deve intervenire Proietto, che c'era in smarcamento Colombo, numero 10, che è tornato in campo. Attenzione Albanese lungo, Colombo prova la conclusione, la spedisce ancora in angolo Mirante. Salva qui l'Amor, poi la conclusione di Albanese termina alta. Il pallone lungo per Rosada, non riesce questa volta il tocco a seguire per il compagno. Colombo va da Iorio, si gira bene, poi mette al centro. Guadagna un fallo laterale, gli fa scorrere ulteriormente il cronometro. Poi recupera un bel pallone Capitan Passaretta, è tornato in campo con il numero 5, si fa vedere, preferisce Rosada far salire Mirante, ancora Passaretta che cerca la diagonale, stava per arrivare la palla a Galoppo, ma è ottimo l'intervento di Iorio. E poi interviene Rosada a fermare gli avversari. Ancora Passaretta, Mirante cerca Rosada, poi la palla termina in out. Passaretta per Mirante, poi Galoppo, ancora Mirante, Rosada, va da Galoppo, ancora Rosada, la conclusione ribattuta, sempre Rosada, altro tiro respinto. Torna in campo Schifino, proprio al posto di Rosada, il numero 9, che tocca il suo primo pallone di sponda, poi Proietto ad avviare, anzi era Galoppo ad avviare l'azione dell'Amor, ancora Galoppo,
Mirante ancora per Galoppo, tiro ribattuto. Sempre Galoppo. Ancora bello il controllo a seguire di Galoppo. La conclusione Moscardo in due tempi. Si fa trovare pronto. La parte opposta Colombo resiste alla marcatura di Passaretta che poi era riuscito a uscire col pallone. C'è però il fischio del direttore di gara, probabilmente ha visto un fallo sul primo controllo di Colombo, aveva dato il vantaggio che poi non si è concretizzato. Tanto due minuti al trentesimo, il tempo passa inesorabilmente. Per l'Amor, mentre il Nibionno sente avvicinarsi una vittoria che rimette tutto in discussione. E l'abbiamo detto, prossimo turno Amor in trasferta contro la JL. Attenzione intanto alla combinazione, c'è Amor che riesce a uscire, un galoppo, dicevamo Amor in trasferta con la JL e Nibionno che avrà lo scontro diretto con l'Olgiate Aurora. Attenzione intanto a Galoppo, la conclusione, c'è ancora una volta l'intervento di Moscardo. Ne ha proposti molti di questi interventi il numero uno ospite. Molto mirante. C'è però una scorrettezza, si riparte con la punizione battuta dal Nibionno. Lungo questo pallone verso Manno che ha impegnato Canzi. La deviazione in corner del numero uno dell'Amor. Ancora pochi secondi al trentesimo, parte Schifino in azione personale e guadagna il fallo. Si sono chiusi su di lui Albanese e Sironi, arriva anche l'ammonizione per Albanese. Quando siamo ormai al trentesimo, vediamo se l'Amor riuscirà a sfruttare questa occasione. È una delle ultime a disposizione dei padroni di casa. Tre minuti di recupero. C'è comunque molto nervosismo per i ragazzi dell'Amo Sportiva, come anche normale che sia. E però così facendo intanto il tempo scorre. C'è intanto gioco fermo, c'è una munizione per la panchina perché è entrato uno degli uomini della panchina in campo mentre stava per riprendere il gioco. Intanto è passato un altro minuto, quindi arriveremo verosimilmente al 34esimo. Parte Passaretta, mirante ancora Passaretta, c'è il portiere di movimento ed è Proietto, che serve Galoppo, ancora Proietto, di nuovo per Galoppo, ci vuole anche la conclusione. Ancora Galoppo, Proietto, di nuovo lui, servito da Galoppo, poi largo Passaretta che mette dalle parti di Schifino e la palla non entra in rete, c'è l'intervento di Moscardo e poi il fallo di Schifino. E qui ha avuto la possibilità di andare ad accorciare ulteriormente le distanze l'Amor.
Nulla di fatto, però attenzione ora alla conclusione di Colombo. Buona la parata di Proietto, che resta in campo come portiere di movimento. D'altronde manca pochissimo, l'Amor ci deve provare. Mirante, serve passaretta. Proietto poi dalle parti di Schifino, non riesce ad andare al tiro. Ancora passaretta, Proietto ancora per Schifino, a conclusione del palo, colpito da Schifino, e qui potrebbero esaurirsi le residue speranze dell'Amor. Tiro sporco di Schifino sul rimpallo e palla che è terminata sul palo. Proietto prova a rientrare, la conclusione che termina sul fondo. Siamo intanto entrati nel quarto minuto di recupero, come dicevamo se ne è perso uno a gioco fermo. Tanto gestisce saggiamente nella metà campo avversario il pallone Colombo. Sironi, Manno, poi non trova il compagno. Ancora l'Amor, avanza con galoppo, c'è Proietto che serve passaretta, poi centralmente Mirante, la conclusione, la palla che termina ancora una volta sul fondo, proprio mentre il direttore di gara va a fischiare per tre volte. Si chiude qui il match tra Amor Sportiva e Calcio Nibionno. Ricordiamo il risultato finale: il Nibionno batte l'Amor 5-3.